Sala Lorenzo il Magnifico di Palazzo Vecchio, i tradizionali auguri di Natale ai giornalisti del sindaco Dario Nardella, sindaco uscente dei 10 anni del suo mandato, un bilancio dalla tranvia alle infrastrutture, alla nuova città di Firenze che vedrà il 2024 con un programma che deve essere continuato. Il 2024 sarà un anno davvero importante, con acquisizioni storiche su molti aspetti. L'aeroporto, perché avremo la valutazione impatto ambientale e la VAS entro la metà dell'anno, il che ci consentirà di partire con i lavori per il terminal e la pista. Lo stadio, perché cominceremo i lavori all'inizio dell'anno, cosa che nessuno immaginava raggiungibile fino a poco tempo fa e che ci permette di essere anche qui all'avanguardia rispetto ad altre città. Le tranvie, perché finiremo la linea Libertà, Fortezza, San Marco entro la primavera e cominceremo i lavori per la linea di Bagno a Rivoli e quella di Rovezzano senza però impattare, diciamo, sulla viabilità. E poi ovviamente anche molti altri obiettivi che riguardano il rilancio del Maggio Musicale Fiorentino, i grandi eventi sportivi come il Tour de France e molte altre cose che nei prossimi mesi prenderanno forma. E poi fra i suoi ricordi personali dell'album fotografico, quello con il presidente Sergio Mattarella, con il quale ha avuto un dialogo particolare. Il presidente Mattarella è uno dei ricordi più belli di questi 10 anni di governo della città, perché è sempre stato al fianco di Firenze nei momenti più difficili, nei momenti più belli. Lo ricordo per esempio quando abbiamo rimesso a posto a tempo di record il Lungarno Torrigiani, che sprofondò nel 2016 e venne con me a inaugurarlo. Lo ricordo nel viaggio sulla tranvia per andare a Scandicci alla scuola della magistratura e anche nell'inaugurazione della linea per Careggi. Sergio Mattarella, capo dello Stato, è sempre stato vicino alla città di Firenze, con le sue numerose presenze ha riconosciuto un ruolo sempre di primo piano nazionale e internazionale. Un augurio a voi, perché in questi 10 anni io penso non ci sia mai stato un momento di conflitto con una testata giornalistica, una radio, un sito. Ho sempre rispettato profondamente il mondo dell'informazione. Avete fatto davvero un servizio alla città, come io ho servito, credo di aver servito la città nel bene e nel male, ma con questo spirito di voler fare il bene comune. Voi avete fatto altrettanto, e se Firenze è una città alla fine coesa, solidale, che risponde alle sfide, è anche perché c'è un sistema dell'informazione che sa esaltare gli aspetti positivi di questa città. Auguri!